C'è stato lunedì scorso, all'indomani dell'ultima partita di Bologna, il rompete le righe per staff tecnico e giocatori della Teramo Basket. È rientrato nella sua Livorno coach Alessandro Romagli, grande artefice della rimonta teramana, di un penultimo posto per tanti insperato fino a qualche settimana fa e che per un soffio non è stato terz'ultimo posto. Intervenuto telefonicamente ieri sera nel corso della trasmissione Time Out, così l'allenatore racconta come si è arrivati al risultato finale. Devo dire che il gruppo, da quando ha cominciato a lavorare al completo dal punto di vista fisico, ha sempre fatto un buon lavoro in palestra. La crescita era visibile giorno dopo giorno, non è cambiato niente dopo Brindisi, è semplicemente proseguito un lavoro che stava andando avanti e ci ha portato soprattutto a fare una striscia di vittorie casalinghe, che è stata un po' la chiave della nostra parte finale di stagione. La dedica è alla squadra prevalentemente e all'ambiente, alla squadra soprattutto, perché un gruppo fatto di grandi persone, al di là di quelle che possono essere le qualità in palestra, se non c'è qualcosa di vero dentro, un lavoro come è stato svolto non l'avremmo fatto. Poi all'ambiente in generale, l'ambiente di Teramo è un ambiente affettuoso, secondo me è la parola giusta, cioè c'è calore ma non c'è mai oppressione, c'è sempre grande affetto, grande sostegno. Secondo me la città se la merita la Serie A proprio per questi buoni requisiti. A Bologna eravamo in riserva ed abbiamo difeso malissimo negli ultimi due minuti, ma l'antisportivo era inesistente e quel fischio ha girato l'inerzia della partita, ha commentato Romagli, che poi non si tira indietro nel fare considerazioni sul futuro, dal mantenimento del titolo in A1 alla sua posizione, fino anche ad un ambiente che dopo poche ore già gli manca. Detenere un titolo di Serie A è sempre un tesoro che è bene provare a non perdere, quindi sono sicuro che il presidente, e me lo ha detto, farà di tutto e più di quello che è possibile fare per cercare di mantenere questo titolo. Nel momento in cui avrà mantenuto il titolo, e spero che riesca a farlo, chiaramente progetterà la sua nuova stagione, e se mai una telefonata dovesse arrivare, è chiaro che per me Teramo rappresenta un posto particolare, perché quando si finisce un campionato come questo rimangono in bocca delle sensazioni particolari, quindi sarei ben contento di sedermi allo stesso tavolo col presidente e magari poter parlare di quello che potrà essere, però mi sembra veramente molto molto presto. I tifosi sono veramente carini, ti ripeto, affettuosi, ma sai, quando si arriva in fondo e tutto va bene, alla fine è facile, è durante, quando le cose vanno storte, che sei in difficoltà e trovi affetto, allora veramente capisci che è gente di un livello diverso. Io devo dire la verità, in Abruzzo non ero mai stato e devo dire che ci ho lasciato, spero di potermelo riprendere un pezzetto di cuore, perché la gente è particolare. Ho avuto la sensazione che mi sarei trovato bene subito e l'ho detto senza molti giri di parole. Dopo essere venuto via, ti dico la verità, a neanche 24 ore di distanza mi mancano un po'. Poi è chiaro che sono a casa mia e sono i miei figli e quindi è normale che piano la cosa si stempererà, però è nato un film particolare, mi auguro che possa andare avanti.